Allora, buongiorno cari. Allora, mi vedrete guardare di là perché di là ho alcuni appunti riguardo questa vicenda. Buongiorno a tutti, naturalmente avete visto già dal titolo di cosa dovevo parlare. E nella fattispecie mi piacerebbe parlare proprio della trasmissione di quarto grado ieri, che devo dire che a me mi ha abbastanza soddisfatto per alcune cose che sono successe e alcune cose che sono state dette. Allora, naturalmente ieri sera Gianluigi Nuzzi ha cominciato subito chiedendo a Sebastiano, dice, ma perché ce l'hanno tutte con te? Insomma, queste accuse si fanno sempre più chiare nei tuoi confronti. E lui dice, vabbè, non lo so perché si vede, lui, Nuzzi dice, anche tu li chiami la banda dell'onesti, diciamo, loro rimprovera leggermente, no? In modo molto molto sottile. E loro sono arrabbiati, giustamente, giustamente sia la cugina che Claudio che Sergio hanno detto, cioè, noi siamo fieri di essere la banda degli onesti. Chi non sarebbe fiero di essere chiamato in quel modo? Allora, intervistano tra l'altro un giornalista del Piccolo, che è il quotidiano di Trieste, il giornalista Gian Paolo Sarti, che prima è intervenuto tramite diciamo un filmato registrato, e poi insieme a Chiara Ingrosso era proprio all'interno del boschetto, e lui racconta alcune cose che sono successe l'anno scorso, cioè il 14 dicembre, quando lui è andato a, diciamo, a fare un sopralluogo, no, per fare un articolo, e subito gli è scattato l'occhio sopra. Mentre facevo una foto sopra, diciamo, a quel che rimaneva di una rosa, rosa che avrebbe messo Claudio. Allora, siccome lì il corpo sembra, questa è una grave mancanza, se fosse successo questo sarebbe una grave mancanza, diciamoci la verità, sarebbe una gravissima mancanza da parte delle forze dell'ordine. Io spero che non sia successo, ma a quanto pare sembrerebbe di sì. Riguardo a questa cosa, che sembrerebbe che Claudio avrebbe messo la rosa il giorno, cioè scusate, nel punto in cui, il punto esatto in cui il corpo di Liliana era stato trovato, perché lui l'ha messo sopra la rete, subito dopo la rete c'è un pezzetto di terra con un burrone, ecco lì è stato trovato il corpo di Liliana, va bene? E lui avrebbe messo la rosa proprio in quel punto. Quindi il giornalista dice, ma come faceva a sapere dove era esattamente il punto, se poi dopo l'hanno spostato, come, infatti, diciamo, dove hanno messo dove è stato circondato il luogo, non è il luogo in cui è stato ritrovato il corpo di lì, anzi, il luogo è stato ritrovato è un altro, quello dove c'è il burrone, tanto per intenderci. Detto ciò, a Claudio gli viene chiesta questa cosa, da dove hai saputo di questa informazione, di dove era realmente il corpo, e lui praticamente, secondo sempre quarto grado, io vi dico quello che hanno detto loro, secondo sempre quarto grado lui avrebbe dato tre versioni diverse. In realtà io ne ho viste solo due ieri. Una dice che gli era stato detto proprio dagli inquirenti, diciamo dalle persone che avevano spostato il corpo, quindi lui lo sapeva per quello. E poi dice anche che il 22 di febbraio c'era uno youtuber che posso immaginare chi fosse, avrebbe, diciamo, detto questa notizia e lui l'avrebbe ripresa lì. Quindi in realtà ne ha già cambiato due volte versione. Io bevo, anche se secondo voi sono maleducato, ma insomma io bevo. Come dicevo, proprio lui fornisce tre differenti versioni, tra cui lo youtuber il 22 di febbraio. Tra l'altro è proprio Claudio che diciamo, nello specifico, ha indirizzato gli inquirenti ad andare in quel boschetto, dicendo che quando Liliana voleva farci una passeggiata andava sempre in quella direzione. E hanno fatto vedere anche la dichiarazione, quindi non è che vi sto inventando nulla di particolare. Allora, siccome anche il giornalista ha detto, premetto a dire questa cosa qua, che lui sapeva che erano stati usati sacchi neri, può essere anche una,
come dire, no, io penso ai sacchi, anch'io vado subito a pensare ai sacchi neri. Il fatto della rosa può essere anche questa una coincidenza, quindi vi prego a tutti voi, prima di dare la colpa a destra e manca, come io difendo Sebastiano, lo difendo perché per me ci sono delle cose obiettive, io difendo anche Claudio, cioè nel senso, secondo me anche Claudio non ha fatto nulla. Ragazzi, sono persone di una certa età, si possono sbagliare, ok? Claudio sarebbe stato addirittura fino a, secondo quanto dice la Marano, sarebbe stato in casa fino a mezzogiorno, quindi dobbiamo assolutamente escludere che queste persone possano aver fatto qualcosa lì. Poi lui può aver indirizzato per intuizione gli inquirenti di là, può, nel boschetto, può aver detto agli inquirenti che sono stato ritrovato con i sacchi neri. Ma insomma, sono tutte cose molto flebili che lasciano il tempo che trovano, ve lo posso assicurare. Poi volevo un'altra cosa, volevo dirvi. Ieri a ore 14 ho visto un esempio, un'intervista di Claudio e della cugina di Lilli, va bene, la quale ha detto, dice, ci sono delle trasmissioni, io non ho ancora capito quali, e ci sono degli youtubers, non ho ancora capito quali, che dicono che io ho fatto del male a mia cugina e che l'ho tenuta in casa con Claudio. Ora io mi sembra di essere abbastanza informato di questa vicenda, mi sembra di essere anche abbastanza, come dire, intelligente nel capire determinate cose, però vi dico con assoluta certezza, almeno dal mio punto di vista, di non aver mai letto una cosa del genere dove si incolpa la cugina di aver fatto il male a Lilly. Io ho visto sì che molti la prendono in giro, molti prendono in giro Claudio, molti prendono in giro Sebastiano, molti prendono in giro Covalero, Sergio, tutti vengono presi in giro. Ma che qualcuno l'abbia veramente additata come l'assassina, io questo non l'ho ancora visto. Se voi ne avete contezza, per favore fatemelo sapere sotto nei commenti e ditemi chi è che può aver detto una cosa così aberrante, perché la cucina a me può stare anche antipatica. Ma personalmente, e so di non averlo fatto, non mi permetterei mai di fare certe illazioni. E vorrei che nemmeno voi, che siete persone intelligenti, le faceste, va bene? Allora, subito dopo arriva la Marano e dice lì, Sebastiano, perché? Perché ce l'avete con Sebastiano? Chiede Nuzzi alla Marano. La Marano dice: io non ce l'ho con nessuno, faccio il mio lavoro, giustamente, anzi, ritengo che sia forse una delle persone più intelligenti in questa storia, perché, come dire, no, fa dei ragionamenti molto logici. Lei ha detto, non è che noi ce l'abbiamo Sebastiano, non è che io sto in un fronte, c'è un fronte di cattiveria, un fronte di bontà, eccetera, eccetera. Qui c'è il fronte della verità e io sto da parte del fronte della verità. Questo è un ragionamento giusto, va bene, è giusto quello che dice la Marana. Dal momento in cui dice, io non sto mettendo in dubbio il fatto che lui abbia detto la verità, non abbia detto la verità ai parenti, agli amici, perché lui non era tenuto, ecco, non era tenuto a dire la verità a amici e parenti, ma era tenuto a dire la verità agli inquirenti. E quindi agli inquirenti, non ha detto tutta la verità. Ora io vorrei capire qual è quello che manca. La Collovati, la moglie di Fulvio, va bene, donna molto intelligente. E quale dice, allora qual è la cosa che manca che non ha detto Sebastiano? Purtroppo Nuzzi, come al suo solito, ha interrotto e non ha fatto rispondere la Marano. Quindi noi saremmo, non so se poi avrebbe risposto, probabilmente sì. La dottoressa, la moglie di Caterina Collovati, Caterina, gli ha chiesto quali sono le cose che mancano nella deposizione di Sebastiano e lei stava per rispondere e Nuzzi l'ha interrotta. Che dire? Fatemi sapere al quesito se siete favorevoli o no a quello che è stato detto e se soprattutto conoscete qualcuno che ha detto delle cattiverie così grosse. Cattiverie io so che sono state dette, ma così grosse non le avevo mai lette. Un abbraccio, ciao, fatemi sapere.